Questo è il centro di accoglienza per i richiedenti asilo di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia, dove risultano 300 migranti. La maggior parte invece vive fuori nel ghetto abusivo, immediatamente all'esterno. Sono circa 2.000, in tanti senza documenti. Ruspe ed esercito per abbattere molte baracche nell'operazione Interforze di questa mattina. Incendi, risse, accoltellamenti, pochi mesi fa anche un morto. Un luogo senza legalità, la maggior parte nega di vivere qui. Io non abito qua molto tempo, non ho venuto qua. E lo sai che qui c'è droga, delinquenza qui? Ma io non lo so, io non lo so. In questo accampamento fu rintracciato uno dei pusher coinvolti nella morte di Desiree, la sedicenne uccisa a Roma in uno stabile abbandonato. Scortati dalla guardia di finanza entriamo nel ghetto. Qui tutti lo conoscono come ex pista. Sono qui da 8 mesi, la vita dentro non è facile. Non abbiamo scelta. Lavoro. 4 euro al giorno, non è normale. Poche ore fa, proprio dalla Puglia, il ministro Salvini ha ribadito la linea dura. Entro l'anno prevista la chiusura dei CARA di Bari e Borgo Mezzanone. Bisogna anche capire questa gente poi dove va, perché chiudere, spero che poi questa gente non si riversi nei nostri parchi, nei nostri luoghi, aumentando lo stato di degrado. Hai sentito che forse il campo chiude? Hai sentito, no? Trovo così non va bene, no? Non va bene proprio. Però noi siamo qua, non andare dove, non lo so dove andare, capito?